Una grande manifestazione di solidarietà si è svolta in Danimarca, nella capitale Copenaghen, ad una settimana dagli attentati che hanno sconvolto la regione, in cui sono morte quattro persone, una in un centro culturale, due in una sinagoga ed il terzo l'attentatore, che secondo la polizia danese non sarebbe legato ad alcun gruppo jihadista. Tra l'altro, il presunto killer era conosciuto dalla polizia per una serie di atti criminali, inclusi gravi atti di violenza, e anche per essersi legato ad una gang. La scelta degli obiettivi lascia tuttavia pensare che si sia trattato di un atto di terrorismo. Martedì sera, dunque, la Danimarca è scesa in piazza per esprimere solidarietà per quanto è avvenuto e per dire no al terrorismo. Si svolgerà martedì 17 presso il centro sociale Don Palladino di Cirignola nel Foggiano la quarta edizione della festa di carnevale, promossa dall'equipe di operatori di numerose cooperative sociali che operano nel territorio. La finalità della manifestazione è quella di integrare e creare opportunità di socializzazione. Ci saranno anche diverse associazioni di volontariato e cooperative sociali che si ritroveranno a far festa in Per queste realtà del terzo settore, il centro sociale Palladino vuole essere un luogo dove costruire in rete e vivere la dimensione del sociale nella maniera più giusta possibile. Si è svolto al Viminale una riunione insieme al ministro Alfano per affrontare le problematiche relative all'immigrazione e soprattutto al terrorismo dopo i fatti della Libia. Per il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Lenini, a margine dell'inaugurazione del nuovo anno accademico in Abruzzo, ha detto di valutare positivamente le norme che sono state emanate dal governo e che sono in varo definitivo dopo il vaglio della Capo dello Stato. E tra l'altro è positivo che si sia voluto attribuire alla Procura nazionale e a quelle distrettuali antimafia il ruolo di contrasto giurisdizionale al terrorismo.